potrei parlarvi di tanti altri muri. Il muro della pigrizia, il muro della superficialità, il muro dello scoraggiamento, il muro della solitudine, della tristezza. Ma l'unico antidoto che io posso comprendere dalla parola di Dio, su ogni muro che si elevi davanti a noi, rimane sempre la fede. Per fede, fratelli e sorelle, seguiamo quello che Dio ci dice. Accettiamolo con tutto il cuore. Non porre dei dubbi davanti a quelle promesse che ci sono state già elargite. Gesù ti può liberare da tutti i tuoi peccati in un solo istante. Che possa scaturire dal tuo cuore una fede semplice, genuina, come quella di Rab. Una fede che non poteva essere poggiata sulle sue opere. Satana vuole scoraggiare tutti gli uomini, dicendoci che noi non siamo all'altezza di poter diventare figli di Dio. Non ne abbiamo le caratteristiche, non le avremo mai. Questo muro dell'incredulità possa essere distrutto questa mattina da un grido che arriva fino al cielo. E io immagino questo popolo che all'unisono gridano verso il Signore. E che Dio stava seguendo con attenzione tutti i passaggi. E appena arriva il grido, allora interviene il Signore, queste mura crollano e Gerico viene conquistata al Signore. A volte pensiamo che siamo noi a dover avere timore, paura, o essere presi dal terrore, da quello che Satana farà verso di noi, in che modo egli ci combatterà, e a volte pensiamo alle sue astuzie, ci preoccupiamo. Beh, sto servendo il Signore, sicuramente si scaglierà contro, chissà cosa mi porterà via. È il regno delle tenebre che trema davanti al grido dei santi di Israele.